E ricordate, ragazzi, il consiglio dello zio Enrico. La predizione che azzecchi sempre è quella che non fai. Ah, sì, beh, ce n'è anche un'altra, in effetti, già. Quella sul fatto che si vada incontro a una morte particolarmente orrenda e dolorosa se non si attiva la campanellina della vita. Sì, gli ho cambiato nome. Calza di più, che dite? Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 incredibili predizioni storiche rivelatesi vere. E il fatto che io l'abbia detto con lo stesso tono di quello che annuncia Enigmi Alieni non è che favorisca la credibilità di questa top, ma è tutto vero, credetemi. Alla numero 10, la bomba atomica predetta da E.G. Wells. Quest'uomo ha una lista personale di predizioni che si sono avverate. Concetti simili alle email pensate negli anni 20, la capacità di indirizzare un laser, una guerra tra mondi in cui gli alieni ci tritano in giganteschi trip. Come, scusa? Oh, quello non è successo. Come? Ah, peccato. Comunque la più azzeccata viene da Liberazione del Mondo, romanzo del 1913, cui in pratica descrive alla perfezione il lancio di questo ordigno nucleare dall'esplosione colossale e che rilascia una colonna di fumo radioattivo che si sparge uccidendo milioni di altre persone. All'epoca si studiavano ancora gli effetti del decadimento, ma di certo non è che si sapessero tutte queste cose e non si era progettato nulla di simile, quindi bella per Wells. Cioè, era meglio se non ci avesse beccato veramente, comunque. Alla numero 9, tipo tutto, da parte di John Alfred Watkins, vecchia tattica. Nella sua pubblicazione, a inizi 900, chiamata Il mondo tra 100 anni, iniziò a spararne di tutti i colori. Dice, su qualcosa ci beccherò, giusto, anche solo per caso. Ed è come dire, io domani scrivo Il mondo tra 1000 anni e comincio a dire, i maiali voleranno e spareranno laser. Una versione meccanica di LeBron James giocherà ancora in NBA. E un gruppo di procioni anarco-transumanisti avrà conquistato Marte dopo una lunga e sanguinosa rivolta di 10 anni. E poi magari una di queste sia vera. Ma voglio dire, è normale. Secondo statistica qualcosa deve pur succedere. Quindi basta associare tutte quante le idee del mondo. Ma non è che questo faccia di me un Nostradamus. Che cazzo sto dicendo? Comunque dicevo, Watkins però disse: tra 100 anni, cibi pronti portati in casa da tubi o macchine. Insomma, just it. I treni voleranno velocissimi, gli shinkansen giapponesi. E le notizie arriveranno in schermi casalinghi collegati da reti di fili con foto costanti che produrranno immagini a sequenza. La TV, Watkins, dava pure i dettagli. Questo maialone, capito? E alla numero 8, la tavola periodica. Mendeleev, anche conosciuto come la barba della verità, ci aveva visto lungo quando pubblicò, ricorderete che al tempo erano stati scoperti soltanto 56 elementi, la sua tavola periodica dei suddetti, con una serie di spazi vuoti lasciati lì per futuri elementi. Non solo, cercò di ipotizzare le caratteristiche di 10 altri elementi sconosciuti che sarebbero però, in futuro sperava, finiti nella tavola. E 7 di quei 10 teorici furono poi effettivamente scoperti e ivi inseriti. Notevole. Fu per questo che in suo onore ribattezzarono l'elemento transuranico metallico MD101 attinoide sintetizzato con bombardamento di einsteinio tramite particelle alfa per gli amici Mendelevio. E alla numero 7, la carta di credito ipotizzata da Edward Bellamy, che nell'88, però dell'800, scrisse Guardando indietro, un romanzo d'utopia in cui si immagina il mondo nel 2000 e i lavori umili sono svolti da macchine che ci permettono di coltivare le nostre passioni. Tutti dipingono, sono felici, scrivono poesie. Ok, Edward, lui era un ottimista, ma su una cosa ci prese. I soldi girano sempre, parecchio nel 2000, ma, disse lui, tramite piccoli pezzi di carta che se strisciati fanno acquistare qualunque cosa. Fico, ce li hanno tutti e tutti sono pieni di soldi. Sì, ciao Bellamy. Potevi predire che dopo 200 anni qualcuno avrebbe riso di te mentre sullo sfondo un video di repertorio di quelli che trovi scrivendo copyright free credit card video mostra una bambina di 4 anni che non si sa che minchia stia facendo con una carta di credito in mano? Non credo. Predici questo, basta! E alla numero 6, il trapianto di organi, predetto da Robert Boyle, chimico, fisico, biologo, naturalista, linguista, inventore, filosofo, linguista, l'ho già detto linguista, e faceva anche il caffè, uno dei tuttologi più famosi della storia, un lavoro che andava parecchio una volta, fu uno stimatissimo pensatore. In generale, reputato primo vero chimico. Da lui la legge di Boyle sui gas e su altre cose sono per persone intelligenti, quindi io non vi so spiegare. Adesso concentriamoci però su quando, un pomeriggio, a una certa se ne uscì dicendo: un giorno la cura arriverà dai corpi di altre persone, scambiando organi per chi ne avrà bisogno attraverso macchinari complessi. Su macchinari complessi mi si perde un po' in furba vaghezza, ma fin lì ok. Però i macchinari complessi, Boyle. Non avevi voglia di prevederlo tutto, il futuro? O non lo sapevi prevedere, briccone? E alla numero 5, predire la propria morte. Easy per Mark Twain, che disse, almeno so che aspettarmi. Si segnò la data sul calendario e l'appuntamento fu rispettato. Non è che si tolse la vita o altro, No, è che lo scrittore delle avventure di Huckleberry Finn nacque al passaggio della cometa di Halley nel 1835. E anni dopo scrisse, la cometa mi ha portato su questa terra e con lei me ne andrò. Molto poetico, forse anche un pochino altisonante.
quante dissero in molti, abbassa la cresta, capo! Ma di fatto nel 1910, un giorno dopo il passaggio della cometa, Twain morì. E alla numero 4, Wi-Fi e wireless devices, predetti da Tesla, che come sapete aveva qualcosa di strano. Non era umano, sapeva troppo. Tecnologie aliene venivano dal futuro. Se ne sono ipotizzate di ogni genere, tutte vere, chiaramente, come il suo raggio della morte. L'unica cosa innegabile, io direi, era che il geniale e storicamente dimenticato purtroppo rivale di Edison, tra corrente alternata e visioni di un futuro luminoso e connesso, aveva capito tutto, stavolta per davvero. Disse al Times: un giorno l'elettricità ci permetterà di trasmettere messaggi senza fili a velocità altissime, così che tutti li possano ricevere su dei loro dispositivi privati. Cioè, il mondo oggi, Nicola, ti meriti di essere celebrato con altre immagini di repertorio orrende. E alla numero 3, il grande incendio di Londra. Nostradamus, figura controversa, eh? Pare che abbia previsto tutto. Davvero, anche quante volte sei andato tu al bagno tra ieri e oggi, da qualche parte lui l'ha scritto. Però, sempre con il suo stile inconfondibile da sibilla cumana provetta. Nomi non specifici, mi raccomando, la vaghezza. Parla di eventi mondiali. Un giorno qualcuno riunirà i puntini, disse, dicendo: l'avevo detto! Quando in realtà quella stessa frase potrebbe riferirsi a 3 miliardi di cose, ma non questa, però. Non questa, devo dire che è un po' inquietante. Nel 66 il sangue dei giusti di Londra verrà meno, bruciato dal grande fuoco. Beh, nel 1666 un grande incendio effettivamente distrusse quasi tutta Londra, in pratica. Quindi, come ha fatto? La risposta? Culo. E alla numero 2, il disastro del Titanic. Morgan Robertson scrisse il suo romanzo nel 1898, Il naufragio del Titan, raccontando una storia davvero improbabile, nel senso, una nave reputata inaffondabile dal nome Titan salpa dalle coste dell'Europa e in aprile affonda scontrandosi contro un iceberg nell'Atlantico vicino alle coste di Terranova, perdendo molti passeggeri per via della carenza di giubbotti e scialuppe. Ma questa storia non accadrà, ma ora scusate, ma il Titanic l'hanno costruito e poi fatto affondare per far avverare questo romanzo? Ma che cosa, non è possibile? È tutto uguale. Vi giuro, leggete, anche la descrizione della nave è una roba incredibile. 1912, ovviamente la storia la conoscete tutti. Peso. E alla numero 1, l'allunaggio. Jules Verne, altro mattacchione visionario alla Wells. Stavolta però, come con Morgan, devo inchinarmi di fronte a un fatto. Ci ha preso parecchio. Non è come se ora io dicessi: tra 20 anni saremo su Marte. Fine. Grazie, cioè, ma va, lo sanno tutti. Verne ci andò giù pesante. 1865, racconto breve dalla Terra alla Luna, che comunque era per l'epoca poi una cosa davvero impensabile. Verne scrisse di una missione in partenza dalla Florida, di un razzo dalla struttura molto simile, per come la mette su carta, al Saturn con cui partì l'Apollo, dettagli tecnici azzeccati e perfino la sensazione di galleggiamento e leggerezza che avrebbero provato gli astronauti nello spazio, pur non avendo alcun genere di conoscenza di spazio, vuoto e assenza di aria e gravità. È incredibile! Lift off, we have a lift off, 32 minutes past the hour, lift off on Apollo 11. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, guardate queste altre.